È chiaro che questa chiamata alle armi che Donation Italia fa ogni anno da 7 anni non poteva non vederci presenti, perché quando si parla di dono, oltre che di dono di sangue, si parla anche indirettamente anche di donazione degli organi. La provincia di Salerno è davvero all'avanguardia come numeri, perché noi lavoriamo sul territorio da oltre 30 anni e i frutti si sono visti, poiché abbiamo un numero di consensi alla donazione che è il più alto in Regione Campania rispetto a tutte le altre province. È chiaro che il tema etico della donazione è molto ampio. La donazione è ovviamente gratuita e preferibilmente anche anonima, perché noi se siamo donatori di sangue, diamo il nostro sangue senza chiedere chi lo riceve. E se decidiamo di diventare donatori di organi, noi lasciamo questa dichiarazione di volontà e non sapremo mai ovviamente a chi andranno i nostri organi dopo la morte. Quindi sono riflessioni che vanno fatte. I riferimenti per poter diventare donatori di organi sono tre. Ci si può iscrivere alla ASL, oppure iscriversi all'AIDO, oppure se si è nella fase di rinnovo della carta d'identità, il proprio comune è abilitato alla scelta in comune, si può dare il proprio consenso facendolo scrivere sulla carta d'identità. È ovvio che questo deve essere frutto di un convincimento interiore molto serio e deciso, anche se non è detto che uno non possa avere un ripensamento e chiedere la cancellazione. Questo può avvenire teoricamente, però è preferibile che si faccia questa dichiarazione se si è veramente convinti della utilità di questo gesto, poiché dobbiamo considerare che è più facile come statistica che uno di noi possa avere bisogno di un organo anziché che possa poi diventare un effettivo donatore, perché la nostra dichiarazione di volontà ci rende ipotetici donatori, ma poi nella realtà ci vogliono delle condizioni particolari con le quali avvenga il decesso, altrimenti non è possibile poi diventare donatori effettivi. Voglio concludere con un'altra riflessione sulla utilità dell'anonimato, perché molte volte qualche familiare di donatore si adopera per sapere a chi sono andati gli organi. Questo è ovvio che è un legittimo desiderio, però noi lo sconsigliamo assolutamente. L'AIDO è contraria a questa cosa per un motivo molto semplice, perché il trapiantato subisce già un trauma psicologico e a volte alcuni di loro mi hanno detto di avere quasi un senso di colpa per l'organo che hanno ricevuto. Quindi per loro è molto difficile accettare questa situazione e quindi per il bene del trapiantato noi consigliamo di non andare alla ricerca della persona che ha ricevuto l'organo, proprio perché appunto è un gesto gratuito e tale deve rimanere.